Siamo arrivati sul mercato con un nuovo brand, l'abbiamo portato in Italia, attualmente è distribuito nei paesi del nord Europa, e dove abbiamo la nostra sede, dove abbiamo le altre filiali. La nostra sede, per chi ancora non ci conosce, è in Svezia, a Göteborg, e poi abbiamo filiali anche in Danimarca, Norvegia, Finlandia e Francia. Kila è il nostro nuovo brand che portiamo ad oggi anche sul mercato italiano. Si tratta di una serie di prodotti che hanno delle caratteristiche fondamentali, quelle di permetterci di fare molte delle cose che facciamo normalmente negli spazi di casa, all'interno, anche nella maggiore libertà possibile, ovvero si tratta di fornire dell'energia portatile laddove non c'è possibile arrivare con la presa di corrente di casa. Ecco, questi sono solo alcuni esempi. Come fate questo? Realizziamo questo potenziale attraverso, in questo caso, i primi prodotti che portiamo sul mercato sono delle Power Station. In realtà si chiamano Power Bird perché la nostra mascotte è un uccellino che è curioso di volare, crescere, conoscere ed esplorare. E delle Power Station di tre dimensioni diverse, di tre anche potenze diverse, capacità in realtà diverse, che permettono di essere senza il vincolo, senza la string dell'energia delle nostre case o degli nostri spazi comuni. In realtà queste tre power station di tre formati diversi possono essere caricate in tre modalità diverse, ovvero sì, attraverso la presa della corrente di casa o di una colonnina, attraverso la presa, l'uscita a 12 volt che abbiamo nei nostri mezzi, nell'auto, nel camper, nel furgone e quant'altro, oppure anche attraverso i pannelli solari portatili che abbiamo sviluppato insieme alle Power Station. Non necessariamente devono essere abbinate alle Power Station, perché possono anche essere utilizzati con device diversi. Infatti sono forniti già dalla nascita di cablaggi che li permettono di essere abbastanza universali anche in altre situazioni che non necessariamente si accostano alle nostre power station. Quindi liberi di essere energetici ovunque, ma con un'attenzione anche all'efficienza energetica. Questo sicuramente, perché la tecnologia che viene utilizzata è una chimica al litio ferrofosfato, il che permette più di 4.000 cicli di ricarica, considerando di doverlo caricare per esempio una volta al giorno. Parliamo di più di 10 anni di utilizzo di questo tipo di sistema, ed è una chimica che permette anche una continua efficienza nel tempo, non è una chimica che si degrada velocemente, pertanto è un qualcosa di durevole nel tempo e permette appunto di essere, tra virgolette, un po' più attenti all'ambiente, soprattutto se abbinati per la ricarica ai pannelli solari, e poi permette appunto di ammortizzare nel tempo, nella lunga durata, il prodotto stesso. Ecco, qui avete fatto vedere degli esempi tipici, quindi ci immaginiamo che questi prodotti avranno un canale di vendita distributivo che state organizzando adesso, ma diverso. E poi sì, libera fantasia a chi vuole essere libero dai vincoli. No strings attached. In realtà sì, in realtà si scoprono di giorno in giorno nuovi utilizzi e nuove possibilità, perché parlando con persone diverse si scoprono usi di cui, per esempio, magari noi non siamo a conoscenza. Esattamente. Bene, in questo momento dove possiamo trovare questi prodotti? Noi stiamo pensando di uscire su alcuni canali un po' variegati, quindi essere un supporto per chi fa la vita all'aria aperta, soprattutto magari con l'air camping piuttosto che con i van accessoriati, dove non c'è la possibilità o non si vuole costruire un impianto addizionale per il furgone,
o non è possibile farlo, quindi canale del camping, ma anche il fai da te, il brico, perché è comunque uno strumento utile anche a chi vuole utilizzare e ricaricare le proprie batterie, i propri attrezzi d'uso più comune, e quindi indicativamente i canali potrebbero essere l'elettronica, il brico e il campeggio a tempo libero. E poi c'è una roadmap bella, tosta. Sì, ci sono diversi prodotti e diverse novità, questi sono i primi che presentiamo al mercato, però in realtà già dal secondo quadrimestre e oltre per il resto dell'anno e anche già per l'anno prossimo abbiamo in previsione diversi dispositivi che ci permettono sempre di essere liberi e senza vincoli. Bene, tra cui c'è anche questa cassa. Ah sì, la cassa acustica. Anche sentendo Yabba, per ricordare che questa è un'azienda svedese. Grazie.